Ciao a tutti amici, sono Dado Bax, bentornati sul mio secondo canale. Dovevo fare questo video davvero da tantissimo tempo, questo video su Control Freak, sui prodotti Control Freak, e colgo l'occasione di questo contest finalmente per farlo. Durante quest'estate ho ricevuto una richiesta di testare alcuni prodotti appunto di questa Control Freak e io non avevo assolutamente idea di cosa fosse. E ho accettato di testarli semplicemente perché mi inviavano dei promo gratuiti. Morale della favola, mi hanno inviato questi aggeggi, come vedete, che sono degli extender degli stick analogici, che onestamente nel momento in cui me li avevano proposti ho detto a cosa servono? Ed invece effettivamente nel momento in cui li ho iniziato ad utilizzare mi sono reso conto che Control Freak è quella tipologia di prodotto che se non hai non ti manca, cioè se non lo hai non lo cerchi, nel momento in cui lo hai non puoi più farne a meno. Ed è per questa motivazione che volevo fare un video del genere, dato che materialmente ho stretto una partnership con Control Freak per darvi la possibilità materialmente di avere uno sconto. Chiaramente ogni volta che voi acquistate un loro prodotto dal link che vi lascio in descrizione teoricamente a me dovrebbe andare una percentuale, però in realtà dato che loro pagano al raggiungimento di 500 euro e io prendo il 10%, voi dovreste affrontare una spesa di 5.000 euro che non raggiungerete mai, quindi in realtà io dei vostri acquisti non ci vedrò mai niente. Ed è per questo motivo che ho ritardato questo video, perché fondamentalmente... Allora, vediamo prima la recensione del prodotto, alla fine vi spiego come partecipare a questo contest. Allora, che cos'è Control Freak? Control Freak è praticamente, vediamo se riesco a fare, quello che loro mi hanno inviato praticamente sono due prodotti. Uno è questo qui, questa membrana, per così dire, che si mette intorno al joystick per praticamente far sì che le mani sudate non si attacchino al joystick. Nel momento in cui me lo spediscono gratis lo uso, se lo dovessi acquistare non lo comprerei. Discorso differente per questi qua, che sono questi gommini, che non sono solamente gommini, cioè sento spesso che dato che gli stick analogici si rovinano, alcuni gli mettono sopra dei gommini, questi non sono la stessa cosa, sono proprio degli extender dello stick. Qual è la comodità di queste cose? Che praticamente aumentando del doppio la lunghezza della leva, praticamente vanno ad intervenire, cioè aumentano la precisione. Cioè nel momento in cui la leva è più corta, ad un minore spostamento del pollice corrisponde un determinato movimento della levetta. Qui con lo stesso movimento, ok, corrisponde un maggiore movimento della levetta. Quindi in realtà voi riuscite ad avere un controllo insomma degli stick più accurato. Ma può sembrare una cazzata, in realtà nel momento in cui materialmente posate le dita sui pollici, sui controlli, vi rendete conto insomma che è così. Non è in palio, ma è una cosa che io vi mostro perché questo video è comunque per vostra utilità. Io per giocare a Dishonored uso, come vedete, io loro mi hanno inviato due prodotti, uno per nuova generazione e uno per vecchia generazione. In realtà io li ho mischiati però, allora io vi consiglio di non mischiarli, vi consiglio vivamente di non mischiarli, cioè usare quelli PS4 per PS4, quello Xbox One per Xbox One, quelli 360 per 360, io vi consiglio di non mischiarli perché? Perché hanno una grandezza differente. Ora questo joystick era un po' rovinato e mettendogli i gommini di un'altra tipologia ho un po' rovinato gli stick, quindi io vi consiglio di non farlo perché se no rovinate gli stick. Questo qui e questo sono di lunghezza differente. Questo qui è fatto apposta per gli FPS perché è ancora più lungo, cioè aumenta la precisione ancora di più. Gli FPS o comunque i giochi in prima persona, insomma, in cui conta la precisione. E con questo qui non vi nego che mirare su un gioco come Dishonored o su un qualsiasi altro gioco, cioè migliora le performance davvero molto, cioè non è a livelli di un mouse, però lo migliora davvero di tanto. È figa questa cosa, quindi tenetela presente nel momento in cui volete affrontare l'acquisto, di capire quale vi serve, perché se giocate prevalentemente agli FPS io vi consiglio di comprare questo qui, cioè quello con il prodotto un po' più lungo, perché aumenta la precisione in maniera più evidente. Tuttavia voi trovate insomma tutte le informazioni sul sito, se navigate un po' ci sono prodotti di diversa tipologia. Veniamo ai punti deboli. Allora, uno, dato che è obiettivamente comodo, ma comodo tanto,
tanto. Il punto debole è che nel momento in cui usate un joystick senza control freak, senza estensori dello stick analogico, vi viene scomodo giocarci. Cioè, potrebbe non sembrare un contro, però lo è. Secondo contro, i colori. State attenti ai colori, loro mi hanno mandato questi, secondo me sono proprio brutti da vedere, ma a me non interessa, è ok, però sono brutti, io vi consiglio di comprare quelli neri, e per fortuna quelli che sono, mi hanno dato da poter fare in questo conto, sono neri, quindi andiamo di lusso. In ultimis, la cosa che vi ho già detto, cioè cercate di prenderli quelli adatti al vostro joystick, se no rovinano lo stick. Ora, su quello PS4 stranamente ci vanno bene entrambi, e questa è una gran cosa. Però a quello 360 invece, mischiandoli, ho rovinato un po' gli stick, quindi prestateci attenzione. Quindi, come si fa a partecipare? Beh, è molto semplice, seguiremo le regole standard dei contest su YouTube. Cioè basta scrivere partecipo qui sotto nei commenti, però onestamente io vi dico, già che ci siete, più che solo partecipo, lasciatemi un commentino se conoscevate il prodotto, lo reputate utile, se reputate giusta la scelta che ho fatto, insomma fatemi sapere un po' un commento in generale. Una volta che lo scrivete un commento, scrivetelo un po' facendomi sapere un po' che ne pensate. Tutti quelli che commentano io li terrò in considerazione per l'estrazione classica che farò sulla pagina di Facebook, quindi proprio seguendo le regole standard senza fare una cosa troppo fantasiosa, anche e soprattutto perché questo è un video en passant, ok? Che non era preventivato. Quindi io sulla pagina Facebook, già che ci siete, lasciatelo un like, non è fondamentale. Tra qualche giorno farò un'estrazione e poi il vincitore, insomma, sarà scritto. Poi lui mi contatta, mi dà l'indirizzo, io l'indirizzo glielo passo a quelli di Control Freak e loro gli invieranno direttamente a lui, senza passare da me, questo prodotto, che sono neri, rispetto a questi bruttissimi che mi hanno mandato, che secondo me sono davvero antiestetici. Bene, credo che ho detto tutto, il video magari è durato un po' di più, ma tanto chi se ne. Noi ci vediamo al prossimo video, più in là, e niente ragazzi, ciao, alla prossima.